non so voi, ma c'ho fame. Una cosa che è successa, che ho qui assistito mercoledì quando tornavo dal lavoro, ultimo treno a mezzanotte che mi porta a casa, c'è un ragazzo inglese nel vagone dove ero io e ha cominciato a parlare con altri suoi, credo due amici giapponesi, tranquillamente, ad alta voce, da mezzo ubriaco, e riuscito a descrivere tutte le cose negative che c'è in Giappone, veramente in alta voce, veramente che tutti potessero sentire, con la nonchalance di chi dice vabbè, i giapponesi non capiscono l'inglese. È stata una cosa imbarazzante, imbarazzante proprio, perché un sacco di giapponesi lo guardavano. Non dico che tutti quanti capivano quello che diceva, ma una buona parte se ne secondo me, una buona parte ha capito in parte qualcosa, ha fatto una figura veramente brutta. Perché in Giappone è così, perché in Giappone è così, perché fare un conto in banca non è possibile, perché se vado da qualche parte devo avere un grande giapponese, perché... Allora, io ho fatto lo stesso errore in Giappone. Quando ho cominciato questa avventura, mi dispiace per la ragazza mia perché ha pagato un po' le conseguenze, perché ho cominciato a chiedermi il perché di alcuni atteggiamenti dell'immigrazione, alcuni atteggiamenti a livello sociale, a livello di aperture, di conto, di cose, perché una banca a me mi ha respinto, perché non parlando giapponese non volevano aprire il conto. Poi ci sta un altro tipo di banca che invece è organizzata e lavora solo per una sezione che riguarda gli stranieri, che collabora e dà una mano agli stranieri. Il punto qual è? Il punto è che il Giappone non è un paese razzista, il Giappone è un paese conservatore e funziona così da secoli, loro vivono, il Giappone è creato per il giapponese, non è creato per lo straniero. Loro tutelano prima loro stessi e poi gli altri, perché hanno paura degli altri paesi, hanno paura di altre culture, hanno paura di perdere la loro identità. Allora questa cosa anche di rimbalzare il prossimo, di creare delle regole, perché in un paese civile, un paese che ci devono essere le regole, non ci deve essere libero arbitrio, col tempo lo si deve accettare. Se uno viene a dire ma la casa non me la danno perché non sono giapponese, qualcun altro avrà fatto qualcosa di sbagliato, non si fidano, o chi affitta una casa vuole essere sicuro che gli venga pagato l'affitto. Credo che chiunque, anche te che stai guardando questo mio video, hai una casa che dai in affitto, la dai e ti prendi delle precauzioni, ti prendi delle certezze che la persona a cui dai le chiavi in mano ti possa pagare l'affitto, non ti distrugga la casa. Che se viene uno straniero da noi, ci pensiamo 10 volte prima di dargli una casa. Allora, cosa vi aspettate che un giapponese faccia la stessa cosa solo perché noi siamo italiani? Allora, che ci deve essere un razzismo per tipologia di paese di provenienza? Ipocrisia. Il fatto che cominciava a giudicare le ragazze giapponesi, cominciava a fare le battute, secondo me è una situazione un po' di imbarazzo, perché comunque eravamo io e lui gli unici stranieri in tutto il vagone. Poi dice, passi per quello che vedo che non sei, perché qualcun altro fa il figo o logicamente fa nient'altro che lamentarsi, e questa è una cosa che È brutto perché crea una situazione di imbarazzo e non va bene. Cioè, alla fine il Giappone non è un paese che è razzista o chiuso, ha un suo modo di vedere le cose e ha delle regole le quali dobbiamo comunque sottostare, perché come abbiamo detto in altri video siamo comunque ospiti di questo paese. Mi ci hanno chiamato, abbiamo scelto di venire qua e automaticamente dobbiamo essere
persone per bene rispettare le regole. Sì, molto la burocrazia è complicata per noi, a volte alcune cose sono difficili da capire, però non è proprio dire accettarle senza dire la propria. Ma io penso che se si vuole affrontare un argomento del genere ci sono dei posti che, diversi, cioè non si fa in pubblico proprio così, spudoratamente, non si fa, io, si fa un confronto con degli amici giapponesi, delle persone giapponesi, si siedono in un tavolo, Sakai, danno una birra e si parla più del meno, ma farlo così apertamente e attaccando proprio è una cosa proprio fuori luogo. È triste perché non è la prima volta che mi capita, sia in Giappone soprattutto che in Australia. Anche se quel giapponese si fa due risate, la prende che vede col sorriso, ma in quel momento si è offeso perché è un attacco diretto alla cultura, a quello che comunque lui ritiene sia giusto. Comunque, questo qua, raga, è giusto la mia esperienza un po' così. Cerchiamo di darci una bella risata, questa, per l'Ape di Natale. Natale sta avvicinando, si avvicina per tutti. E spero di caricare un video interessante. Beh, ragazzi, io sto andando a casa e volevo creare un video con le vostre domande. Troverete un commento sotto il video. E sotto quel commento potete scrivere domande che volete fare. L'argomento è su viaggiare in generale. Scatenati, se volete un hashtag potete mettere Ask Calabrese. Avete questo hashtag. Chiedete tutto quello che vi pare, cioè le vostre curiosità riguardante comunque sempre i viaggi, il viaggiare. E io vi rinnovo l'appuntamento a domani. Un bacio ragazzi, grazie sempre per essere qui e partecipare insieme a me a questa avventura. Ciao ciao ragazzi.